Bene, bene, salve a tutti, Vincent Warlike, benvenuti nel mio canale. Stavo prendendo la decisione di attaccare. Col senno di poi avrei magari dovuto portare giù anche questo generale, eventualmente, ma va bene. Allora, facciamo la battaglia di Obran, che è Crepi il Lupo. Allora, i casi sono due. Io comunque guiderò lo schieramento Comandate. piccolo. Se Vladimir si trova nella riva opposta del ponte, noi con lo schieramento piccolo attenderemo l'ingresso dello schieramento della città dei nostri alleati, che andrà alle spalle del nemico. Quindi ci darà la possibilità di poter attraversare poi più tranquillamente il ponte con questo Vostra piccolo maestà. gruppetto di soldati. In caso contrario, se Vladimir è sulla nostra stessa riva, allora cercheremo di tenerlo un po' impegnato finché il grosso dell'esercito alleato non attraversi il Comandate. ponte. Quindi proviamo, andiamo sul campo di battaglia. Sì, signore, ci apprestiamo a combattere. Allora, ovviamente lo schieramento lo faccio guidare all'IA. Prendete posizione, uomini! Che questo giorno sia nostro! Allora, si è verificato la prima ipotesi, ovvero i nostri alleati, lo schieramento più grosso, arriva alle spalle di Vladimir molto molto bene, addirittura su quel fianco là. Quindi diamo già l'ordine, comunque adesso è in difesa, lasciamo che entrino. Noi ce ne stiamo belli belli qua spaparanzati ad aspettare. Saremo una forza aggiunta, noi saremo solamente una forza aggiunta. Il grosso devono farlo i nostri alleati. Allora, a parte questi lancieri, direi che per il resto sono milizia e boscaioli. Di lancieri cosa ne ha? Una, due. Questa è piccolina. Tre di lancieri, tre unità di lancieri. Dove sono il cavallo e il cavaliere? Dov'è il corno che suonava? Sono passati come la pioggia sulle montagne. Allora, un secondo, non mi ero proprio non me l'aspettavo, questa cosa qua proprio non me l'aspettavo, mai mi sarei aspettato che mi attaccassero. Beh, oh, fan bene, hanno ragion veduta. Pensano ad eliminare, quindi la mia strategia va un po' a farsi benedire. Comunque adesso proviamo a tener botta. Adesso ho dato già l'ordine di attaccare. Boh, sembra che tornano indietro, bene. Certo che se gli eliminiamo il generale subito sarebbe meglio, eh. Mettiamoci qua che andiamo a fare un po' di danno. Non dovreste correre un po'? Capisco mai qua quale sia la. Solo l'intervento del Signore Onnipotente o di un genio militare può trasformare in vittoria questa tragedia. Beh, è buono perché intanto ce li abbiamo comunque.
sul ponte, se teniamo botta un attimo. Dai, correte su. Sia lode al signore. I nostri hanno ucciso il generale. Ottimo. Nemico. Ora i suoi uomini si perderanno d'animo. Unità e marcia. Già, il fatto di aver ucciso il generale nemico comunque è una buona cosa. Tengono botta, siamo ancora un centinaio di uomini. Sì, 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 bravi. Prendano fuoco. Oh, cos'è? Ah, non mi hai colpito, maledetto. Dai, attaccate, attaccate, oh. Dai, che non teniamo più botte, se no. Allora, ok, quando è opaco vuol dire che è selezionato e attaccano. No, perché a volte veramente mi ci perdo. Ah, intanto il nostro generale qua è andato all'attacco. Non è una buona cosa, che sia andato da solo all'attacco. Madonna ragazzi, questi mi fanno delle esperienze, eh? Dai su, arrivate, arrivate. Dai, dai, correte, correte. Mio signore, le nostre forze sono dimezzate. Arrivano, arrivano. Adesso siamo già un po' troppo sotto, Vorrei portarli via, ma ho paura. Per il momento la sorte della battaglia è questa. Preghiamo il cielo che rimanga tale. Ah. Beh, Vladimir sta andando in rotta, molto bene. Generale nemico, ci sono rimasti solo due uomini nella sua cavalleria. Ah, frecce infuocate usano i nostri alleati. Un giorno prima del tramonto. Usiamole oggi anche noi. I nostri stanno ottenendo una splendida vittoria. Le forze nemiche sono dimezzate ormai. Voglio anch'io avere gli arcieri boiardi. Ah, belli. Ah, mi ha colpito una freccia infuocata. L'armata è sfinita. Dai, non voglio perdere questi tre
non sono i mollaccioni come quegli altri. Allora, tutti e due generali nemici sono morti. Perché due generali? Oh, questi sono già pronti per fare cosa? Che cazzo guardano? Le sorti della battaglia pendono dalla nostra parte. Se rimaniamo saldi e impavidi, la vittoria sarà nostra. Mi vanno in rotta però. Amen. Risposto perché voglio provare a colpirne un po', ecco così. Mamma mia che sfacelo ragazzi che hanno fatto questi tre giovanotti. Poi li porto qua perché sono esausti, vedete, non camminano più oramai. Sia lode all'onnipotente. Wow. Il nemico non ha più il fegato per combattere. Dobbiamo approfittarne. Direi di sì, via, continuiamola. Sono rimasti incastrati lì e ci muoiono. Questa è una vittoria lampante, conquistata da uomini di grande virtù. Wow. E infinito valore. È andata bene. Guardiamo. Cioè, alla fine pensavo ne avessero ammazzati molti di più. Ne hanno catturati, feriti. 7 prigionieri. Ottimo, andiamo avanti. Sì. C'è un botto di soldi, ma no, li eliminiamo. E guadagniamo anche un generale. Va bene, generale di merda sarà però. Vittoria! Dove possiamo colpire? Allora, mio signore? Se ci mettiamo qui potremmo forse riuscire ad entrare. Che se attacco qua mi fa il giro dall'altra parte, quindi devo andare per forza qua. Che non so neanche dirvi la verità se chi devo fronteggiare. Comandate. Allora, questo generale qua come usiamo questo generale qua. I vostri ordini, nobile signore. Mi fido un po' di. Oh, questo fa il giro, eh. Questo riesce a fare il giro. Vostra maestà. Allora. Ordine. Vostra maestà. Muoversi. Ordini. Spero di riuscire a dare manforte. È un onore servire. Perché se attacchiamo con la città e ho alle spalle questo esercito, uniamo le forze, potremo veramente, indicatemi il nemico, sire, liberarci di due eserciti. Vostra maestà, ordini. Vostra okay, maestà. Sì, boscaioli. Ordini. Fammi vedere un attimo qua cosa c'è. Chi devo fronteggiare? Ah, vabbè. Allora, vostra maestà. La milizia. Sì, ordini.
Vostra i maestà. Boscaioli, ordini. I Vostra maestà. Ordini. Contadini, Vostra maestà. Ribelli, ordini. Mio signore, radunare le truppe. Ok. Dove possiamo colpire? Beh, mio vai qua signore. Dentro per il momento. Va bene, abbiamo distrutto un po'. Intanto avevo spostato delle spie anche i mercanti. Sì, voglio non mettermi qui pace. In mezzo e vedere un po' tutto. Indago. E perché qua reclutano sire, sempre. Non lascio tracce. Mannaggia la miseria. Allora, guardiamo se riusciamo a fare ciò che ho detto. Nobile sire. Qui abbiamo comunque due cavallerie. Sì, sire. Loro hanno il momento un per generale, ok, aperto, e hanno anche della roba nemico. Buona. È però. Un onore servire. Vabbè. Sì, sire. Proviamoci. Ci scontreremo con loro. Ah, ci sono, signore. Ci sono, ragazzi, ci sono alle spalle. Quindi noi potremo anche attendere all'interno della città prima di uscire alle porte. Andiamo sul campo di battaglia. Otterremo una vittoria nel nome di Dio. Allora, ho messo comunque adesso gli arcieri sulle mura, così tengono magari impegnato il nemico. Iniziamo la battaglia. Loro non dovrebbero assediare, ma dovrebbero allontanarsi dalle armi d'assedio. Molto bene, guardiamo un po' sull'altro fianco sinistro. Eccoli là, molto bene. Intanto va bene, gli diciamo di stare in difesa. Acceleriamo un po' perché io comunque al momento non esco dalle mura. Attendo. Ecco che si riorganizzano. Ok. Ok, adesso diciamo anche ai nostri alleati di attaccare. Tiratori a cavallo. Ecco l'esercito che esce. È il nostro generale. Generale dell'altro schieramento. Unità,
che cazzo di schieramento fanno. No, fermati. Mamma mia che casino, però quando non riesci a guidare le due unità, forza. Intanto cerco di eliminargli i tiratori. Dove vanno? Attaccare ora! Attaccare ora! C'è un muro scudo di... muro di scudi? Ma che cazzo sta facendo sto qua? Dove va? Sono veramente molto stanchi. Avanziamo. Ok, vanno in rotta anche le cavallerie di arcieri. Oh, questi non mollano, sono rimasti in due ma non mollano. Attacchiamo il generale nemico alle spalle. Guarda come si sono trincerati questi qua.
Allora, spostiamoli qua, questi. Di me. Oh, questi qua mi seguono. Mamma mia, ma quanto sono veloci. Delineano una prospettiva di vittoria. Ma stiamo scherzando? Non è saggio giudicare un giorno prima del tramonto, ma oggi i nostri stanno ottenendo una splendida vittoria. Adesso so che non ho intenzione di uccidermi tutti. Il generale nemico è un uomo senza onore. Fugge dal campo di battaglia e abbandona i soldati. Le forze nemiche sono dimezzate ormai. Oh. Mamma mia, che casino! Che casino, ragazzi! Vabbè, fate fuori quelli. Oh, mi insegue il generale, eh! Ce l'hanno con il mio generale. Questi Gridley. Mamma mia che caos. Mamma mia che caos. Allora, ancora arcieri che tornano. Anzi, uccidiamo quelli lì in rotta. È il caos, ragazzi. Inseguite i Gridley e li mandiamo in rotta. Schiacciamo questi boiardi. Mamma mia, che battaglia casinata, ragazzi. Qui chi c'è ancora? Qualche unità. Sono in rotta dei lancieri, bene. Sia lode all'onnipotente. Wow. Il continuo nemico non ha più fegato per combattere. Perché voglio dobbiamo eliminare i Gridley sicuramente. Dove sono gli altri? Dai che li becchiamo. 1, 2. Questa è una vittoria lampante conquistata da uomini di grande virtù e infinito valore. Ottimo, ottimo, ottimo. Eravamo in superiorità numerica, ma comunque eravamo un po' scarsini, Un po' scarsini. Molto bene. È andata bene anche questa volta. Andiamo avanti.
Eliminiamo il nemico. Ai suoi fedeli la vittoria. Allora, più uno di sicurezza personale e hit point, quindi punti ferito dovrebbe essere più uno, e più uno di cavalleria. Nobile, sì. Scusatemi, Zavid Semenov, ok. Bene, bene, oh, finalmente abbiamo dei generali un po' più seri. Allora, facciamo il retrain delle unità, ovviamente. Allora, intanto liberiamo il mercante, liberiamo, era in prigione, poverino. Era in prigione, liberiamo il mercante e lo mandiamo. Oh, ma non c'è un cazzo di niente qua. Sì, sempre sti cavalli che dopo me li fottono. C'è un mercante lì, non so di chi, ma vado. Intanto qua ci sono i mongoli. Non posso procedere oltre. Devo riposare fino a domani. Sì, riposa fino a domani. Ci abbiamo l'assassino e voglio assassinare qualcuno. Sto per occuparmi di una persona o di un luogo. Intanto è scaduto il nostro tempo, ok. Indicate un obiettivo e verrà eliminato. Volevo cercare Sto per qualcuno. Occuparmi di una persona o di un luogo. Questo chi ha? Indicate un obiettivo e verrà 36%, eliminato. Un po' pochetto. Sto per occuparmi di una persona o di un perché luogo. Devo fargli aumentare l'abilità. Quindi proviamo con questo capitano. È una decisione difficile. Ha mancato il colpo, maledizione. Vabbè, allora qui chi è? I ribelli. Bando alle ciance. Affrontate. Nobile sire. Qualcuno da visitare? Ascolteremo. Parla con questi ribelli qua. Non posso certo fare promesse. Non possiamo proprio accettarlo. Avete altre proposte? Bene, le ascoltiamo. Perché non ci abbiamo soldi? Questo conclude il nostro incontro. Oh, giusto? Vaffanculo. È un onore. Allora, vaffanculo. Allora, qua bisogna che andiamo i avanti. I vostri ordini, nobile signore. Non possiamo assolutamente fermarci qui, gente. Vostra maestà. Nobile sire? Sì. Non ci possiamo fermare avanti qua. Così. Quindi adesso 100. Comandate. Ok. Ordini. Vostra maestà. Unire le armate. I vostri ordini, nobile signore. Arcieri 3. Qua le fanterie sono messe abbastanza bene. Ordini. Aggiungiamo comandate. Anche ordini. Queste. Vostra maestà. Avanti così. Radunare le truppe. Aspetta, questo comandate. Lo lascio a casa. Dividiamo le nostre forze. Perché ho bisogno di un generale, sì, di una cavalleria in più. È un onore condurre queste armate. Ok. Nobile sire. E proviamo a dirigerci qua. A sto punto proviamo a farla grossa. Proviamo a farla grossa. Qui c'è un altro insediamento, mi pare. Per dove, sire? Indago. Cosa arriva da qua? Andiamo a vedere. Poca roba, quindi potrei in un secondo momento. Devo togliergli questo qua, Riazan. I vostri ordini, nobile signore. Allora, fammi vedere, ok. Facciamo un po' di retrain. Ah, qua mette la spada, buono. Però se è possibile, no, qua nessun retrain di nessuno, perché dobbiamo mettere a posto. Eh,
da reclutare, non c'ho i soldi, riparare non se ne parla. Dai, facciamo il retre, diamo la spada al nostro generale, altrimenti... Sì, sire. Ok, c'è da spostare dopo Alexander. E qui dobbiamo vedere la situazione, siamo ancora nel turno dell'altra, dello scorso episodio, non ci siamo ancora mossi da qua. Abbiamo fatto queste due battaglie, abbiamo da aspettare questa qua. Indicati il campo di battaglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unità. Noi siamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6 unità. Siamo però noi dalla nostra parte abbiamo il generale a cavallo. E vuol dire tanto, loro di qua, preferiremmo vedervi morti. Di arcieri ne hanno 3. Quindi buono, hanno meno fanteria di noi. No, ne hanno più di noi. E possiamo farcela qua. Qui possiamo farcela. Perché sicuramente nel prossimo turno dovremo combattere. Intanto qua c'è preferiremmo vedervi un'armata di mercenari, ma qua dentro non abbiamo nulla e niente, non possiamo fare niente. Qui anche qui non sappiamo cosa ben fare. Adesso aspettiamo, al momento siamo in perdita, adesso vedremo. Finirà bene anche sta peste bubbonica. Quindi niente gente, vi saluto e ci vediamo alla prossima.